Volevo fare un portacandele o anche un portapiantina con questa lattina. Vediamo come viene. Intanto noi riempiamo col cemento. Vedete qui. Mettiamo un po' di cemento. Allora. Sicuramente un portapiantino o un portacandele con fatto col cemento. Una volta che avete messo in questo contenitore del cemento, aggiungete poco per volta dell'acqua. Deve essere un impasto denso. Potete girare bene. Adesso lo versate dentro alla lattina di birra. Con la scusa uno beve la birra anche col cucchiaino. Nei bordi bisogna metterlo soprattutto. Dovrebbe attaccare bene nei bordi. Così, adesso l'ho fatto asciugare circa 24 ore, se non di più, e aspettate che asciughi e poi dobbiamo tagliare la latta. Ci vediamo fra 24 ore. Allora, siamo arrivati qui. Si è asciugato per 2 giorni. Vedete, adesso con le forbici cercherò piano piano di romperlo, tagliarlo, anzi, da qua. Perché è una lama questa, si può tagliare le mani. Ma via de fretta. Adesso manca la... Devo cercare di tagliare la base. Un angolino qui. Ce l'ho fatta adesso con la carta abrasiva, si gratta un attimo. Eccoci qua, lo potete o colorare oppure lasciarlo così. Allora, ho deciso di colorarlo con questo colore acrilico della Idea Color. È un
Diciamo che è un argento scuro, diciamo un po' metallico. Vediamo l'effetto.